Ma no, io non penso che sia una mancanza di determinazione quello che sta mancando alla nostra squadra, perché altrimenti noi fino al momento del pareggio del Frosinone, che è stato il primo tiro verso lo specchio della porta, non avevamo rischiato niente e avevamo anche avuto così la possibilità di raddoppiare con Gliozzi. È un problema sicuramente a livello mentale, perché la squadra nel momento in cui subisce un qualcosa dall'avversario va in grande difficoltà. Torregrossa l'abbiamo recuperata all'ultimo momento e perciò non posso dire niente nei suoi confronti, nel senso che ci ha messo anima e corpo per recuperare e per essere disponibili, anche se per pochi minuti. E lo stesso hanno fatto tutti gli altri ragazzi. Non riesco ad addossare colpe ai giocatori a livello caratteriale. Gliele posso dare a livello tecnico, tattico, mettendomi in mezzo io per primo, ma non dal punto di vista dell'impegno. La squadra si impegna e ci tiene. So che in tanti non sono d'accordo, però io i giocatori li vedo durante la settimana, li vedo durante la partita da vicino. Io noto grande sofferenza in loro per questa situazione, anche perché il 70-80% di questi ragazzi sono giocatori che conosciamo bene e sappiamo quanto ci tengano. E anche i nuovi, nessuno si è mai tirato indietro. Da parte mia sarebbe molto semplice, così, addossare colpe a loro di questo tipo, però non è corretto, perché non è giusto. La squadra ha fatto una grande gara, venire qua e uscire come stiamo uscendo noi non era facile, quindi faccio complimenti a tutti quanti, perché comunque abbiamo affrontato un avversario forte, però abbiamo tenuto testa nei momenti di difficoltà e siamo stati bravi a creare occasioni giuste quando servivano e quindi siamo contenti di continuare a pedalare perché vogliamo, come abbiamo detto, onorare il campionato, rispettare noi stessi e rispettare il campionato stesso e cercare di arrivare in una posizione che penso meritiamo. Non siamo capaci di pensare e calcolare. Proveremo a fare una grande partita, sappiamo di affrontare un avversario di primissimo ordine, però abbiamo dimostrato di avere le qualità importanti, abbiamo dimostrato di meritare il posto dove siamo e lo vogliamo mantenere. Generale, Beh, è una squadra che comunque ha delle qualità importanti, poi in questo campionato quando non riesci a dare continuità ai risultati, poi ogni partita diventa difficile, quindi entri in un vortice un po' particolare, però io sono convinto che ci sono qui le qualità dentro e fuori dal campo per ritirare sulla testa e fare un finale di altissimo livello. Abbiamo fatto delle cose importanti anche l'anno scorso, molto importanti, perché comunque abbiamo finito con tanti punti, sempre le stesse cose diciamo, ma lo penso ed è così. E quest'anno abbiamo continuato un lavoro, nonostante abbiamo cambiato tanti interpreti, comunque il filo conduttore è rimasto, abbiamo portato dentro i ragazzi esperti forti, sono arrivati ragazzi giovani forti e si è creato un gruppo forte e quando hai queste caratteristiche comunque poi può venire fuori anche un capolavoro come è venuto fuori a noi.